lapsus che costa caro a Marianna Aprile. La conduttrice di La 7 presenta gli ospiti della puntata di In Onda di lunedì 4 settembre. Tra questi c'è anche Licia Ronzulli, vittima della gaffe della giornalista. Questa sera la nostra conversazione della senatrice di Fratelli d'Italia Licia Ronzulli collegata con noi. Punto. Ma la Aprile non fa in tempo a concludere la frase che subito si accorge della svista. Ho detto Fratelli d'Italia? Mi perdoni? Immediata la reazione della parlamentare di Forza Italia che muove la mano ironicamente minacciosa. Attenzione, dice sorridendo mentre la Aprile si giustifica. Era per sondare la reazione. Sono una persona orribile. Poi, tornando serie, anche la Ronzulli commenta le mosse di Matteo Renzi in vista delle europee. Non credo che l'operazione di marketing politico di Matteo Renzi, con il cambio di packaging e il nuovo nome, sia sufficiente ad attrarre gli elettori moderati. I cittadini chiedono un progetto serio. Quello che noi di Forza Italia portiamo avanti non certo da oggi ma da quando Renzi guidava il PD o era al governo con il M5S. Hai voglia a raccontarsi come centro? E ancora, se all'improvviso ci si scopre antigiustizialisti, non significa che si diventi, automaticamente, anche liberali, moderati, riformisti. Nessun timore, dunque, che Renzi possa attrarre il nostro elettorato. Piuttosto, noi siamo pronti ad accogliere chi alle ultime politiche ha votato il terzo polo. Illuso da un cartello elettoralesce è servito solo a far sedere Renzi e Calenda in Parlamento. D'altra parte, Forza Italia si conferma attrattiva. Le adesioni sono aumentate molto e nel Lazio abbiamo appena accolto due consiglieri regionali.